A questo punto, ragazzi, sarei tentato quasi quasi di andare a fare un'altra missione, stavolta per la Tana di Bruto, che è tantissimo che non andiamo a fare. E sì, questo coso bianco è il ventilatore perché sto morendo di caldo. Mi sono sparato in faccia. E ancora qua avremo l'obiettivo, 8 minuti, patatata, ste cazzate qua. E allora andiamo a farla. Ok, beh, almeno c'è il sole. Non perdere più di 3 quadri di salute. Grazie, grazie. Almeno stavolta mi risparmi quella cosa del tempo. E non mi fai altro che piacere. Tra l'altro ho anche comprato lo spadone come promesso, perché quell'arma di merda non la voglio più vedere. Minchia le ragnatele. E devo anche testare come funziona adesso. Cioè, se funziona, se non funziona, la testerò con voi per la prima volta. Quindi, insomma, sono anche abbastanza incuriosito su quel lato lì. Tra l'altro il ventilatore me lo devo anche puntare sulla schiena, se no rientra sul microfono. Fantastico. Beh, credo che il bersaglio sia lui, ma secondo me è vivo. Romolo esige la sua morte! Deve soffrire quanto ha sofferto Romolo! Ma perché devo soffrire per forza? Oh! Bello! E non mi freghi, zio. Non mi freghi, non mi freghi, non mi freghi. La tua fine è scritta, stasera! I vostri padroni Borgia, tu non sai nulla. So che vi hanno inviato delle missive cifrate. Provami la tua innocenza. Dimmi dov'è il foglio di codifica. Giammai! Sto giammai mi fa morire. Mi fa venire in mente Gianmarco. Va bene, vi aveva acciuffato, capito? E ovviamente l'avevo quasi preso, e che succede? Regalino. Ovviamente quando sei tipo lì lì per farcela, giustamente rallenta, no? Diavolo, qual è? Gli arlecchini di Venezia. Lì c'è una bandiera. Non ho minimamente idea di come si possa prendere. Forse lassù. Però lassù è inarrivabile. Quindi aspettate un secondo, Stavolta che non ho la premura del tempo, me la voglio prendere un attimo con più di raziocinio. Tra l'altro vedo che c'è qualcosa anche lassù. Ma è raggiungibile, raga. Però è vero che allo stesso tempo non può essere raggiungibile, perché ci deve dare degli obiettivi. Ma
Ok, raggiungibile da qua, perfetto. Per forza di cose proprio. Dico davvero. Non ho mai visto nulla di simile. Che buffone, non trovate? Certo che buffone ci sarà tua madre proprio. Che diavolo sta facendo? Raga, è irraggiungibile, via. Ah no, aspetta. Forse. E mo mi ci sono fissato, la voglio quella bandiera lì. Ma com'è in fuga? Ma che palle però. Uno voleva la bandiera e non la può prendere. Cioè, sono impossibili. Galoppa. Vabbè, però la salute è abbastanza in guardia, Grazie per spianarmi la strada. Male che il cavallo praticamente gli accarezza i muri. Se tipo si piantasse sarebbe un disastro. Immaginate se tipo fa una finta, una cosa del genere. Vai. Aspetta. Certo che poteva assassinarlo da cavallo, Non me l'hai fatto fare. È così una pippa, sei? Ora ti depredo perché so che nascondi qualcosa. 12 fiorini, vaffanculo. Mi è deluso. Ok, beh, mi pare abbastanza ovvio che il punto di partenza sia questo. Che bello sotto il Colosseo. Oh, una volta che me l'hai fatto giusto, incredibile. Insomma, quasi. C'è uno scrigno. Vaffanculo. Adesso non è il momento dello scrigno. Anzi, sì, vaffanculo, lo voglio. Poi me ne pento e mi rimane sul Galagarozzo. Quindi lo prendo. Giù. Di qua per forza, magari c'è qualcosa qui da prendere. No, ovvio che no. Una volta che ci faccio attenzione, ovviamente non c'è nulla. Ma potresti nascondermi gli scrigni invece delle bandierine? Mi sentirei veramente meno in colpa a non prenderli. Però questa stanza, ragazzi, è bellissima. Minchia. Ah, tesori miei. 500 per uno, vero? O 250? 191. E un altro sigillo preso.
Niente 8 minuti questa volta. E siamo a posto, siamo a metà delle pergamene per prendere l'armatura di Bruto. Benissimo, tutti i miei assassini sono rientrati e adesso vado a sistemarli.